veicoli privati, autobus, treni e imbarcazioni della navigazione. L'esondazione del lago, ormai da sabato scorso, ha reso necessario modificare la viabilità in città, con deviazioni e percorsi alternativi che coinvolgono tutti i mezzi. Il tratto di lungo lago davanti a Piazza Cavour è impraticabile, restano in vigore le deviazioni per le auto. I veicoli possono percorrere il tragitto da Piazza Sant'Agostino all'imbocco di Piazza Cavour, poi devono attraversare la piazza con uscite sia in via Cairoli che in via Garibaldi, con il transito da Piazza Volta. Nelle ore notturne l'intero lungolago invece è off limits e tutti i veicoli vengono bloccati in piazza Matteotti. Restano in vigore le modifiche ai percorsi degli autobus di ASF Autolinee, che al momento non transitano nell'area attorno a piazza Cavour. Modifiche anche ai treni per evitare il caos in viale Lecco, alla luce anche dell'allungamento dei tempi di chiusura dei passaggi a livello. Il comune di Como, in accordo con Regione Lombardia, ha chiesto che un treno all'ora della linea Como-Saronno-Milano venga fermato a Como Borghi in modo da evitare parzialmente la chiusura dei passaggi a livello, con minori ripercussioni. L'amministrazione comunale ha istituito navette provvisorie fra le fermate di Como Lago e Como Borghi, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana. Cambiamenti infine per i passeggeri delle imbarcazioni della navigazione, per evitare conseguenze sulla tenuta delle paratie mobili causate dalle onde, come già accaduto ieri mattina, è stato temporaneamente vietato l'utilizzo dei pontili davanti a Piazza Cavour. Tutte le partenze e gli arrivi delle corse fino al termine dell'emergenza faranno dunque riferimento al solo pontile 1 in Piazza De Gasperi, in corrispondenza della funicolare.